La decorsa notte la compagnia carabinieri di Catania Fontana Rossa, con il necessario ausilio di alcuni reparti specializzati dell'arma operanti in Sicilia, ha eseguito 10 misure cautelari personali disposte dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania e che hanno riguardato alcuni soggetti presunti responsabili a vario titolo dei reati di estorsione aggravata con metodo mafioso, detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e furto aggravato. L'operazione di polizia regolarmente svoltasi nel cuore della notte è da considerarsi come risultato concreto e tangibile di una intensa e delicata attività di indagini che è stata avviata ad ottobre del 2020 e conclusa qualche mese dopo da parte dei militari della tenenza di Mister Bianco con il coordinamento della Procura distrettuale antimafia Etnea. L'indagine in particolare ha consentito di individuare i presunti autori di una serie di estorsioni che sono state commesse con le modalità operative tipiche di un'associazione di stampo mafioso ai danni di due imprenditori operanti nel comune di Mister Bianco, ed in particolare nel settore della vendita e riparazione di automobili. Alle vittime di estorsione veniva imposto il pagamento di una somma di denaro, da versare con cadenza mensile e commisurata anche alle capacità economiche dell'azienda, sostanzialmente per due ordini di ragioni. Vale a dire per il sostentamento di alcuni detenuti in carcere, ovvero per garantire la protezione delle attività commerciali prese di mira, mettendole in tal modo al riparo da possibili azioni ritorsive o delittuose. Nel prosieguo dell'attività di indagine sono emerse anche alcune estorsioni ai danni di privati cittadini, vittime inizialmente del furto del proprio veicolo e successivamente di estorsione con il metodo del cavallo di ritorno, in quanto costretti e per il tramite di alcuni intermediari ben inseriti nei circuiti criminali locali a corrispondere un prezzo prestabilito, variabile anche a seconda del tipo di veicolo rubato, per poter rientrare in possesso del bene che era stato loro indebitamente sottratto. In conclusione, è stato anche accertato il coinvolgimento di alcuni indagati in altre attività delittuose, ed in particolare nella detenzione, ma soprattutto nella compravendita all'ingrosso di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti, evidentemente destinati al rifornimento delle numerose piazze di spaccio presenti a Catania, ma anche nell'Interland.